Non ti rubano i fiori. È vostra questa villa? Sì. Vi invidio. Non avete ville voi? Ne avevo molte. Ora non ne ho più. Venite da lontano? Sì. Io mi chiamo Betsy, signore, e io Jenny. E voi come vi chiamate? Napoleone. Mamma e papà lo vogliono invitare e non sanno da che parte incominciare. Tutta la servitù è occupata nei preparativi e la frittata me la sono dovuto cuocere io. Ti consiglio di fare altrettanto. Dammi un po' della tua. No, no, non è giusto che io ti sacrifichi la mia frittata soltanto perché Napoleone ha perduto la guerra. Abbiamo già commesso un grosso errore ieri scappando davanti a lui. Facciamo di vedere che se lui è stato imperatore noi siamo due belle ragazze. Io meno lo vedo e più sono contenta. Perché? Tutti parlano di lui? Sarà divertente parlare con lui. Troppo serio. Troppo melanconico. La malinconia bisognerà fargliela passare, altrimenti qui diventa un mortorio. Io andrò a dirgli. Caro imperatore. Generale. Caro generale, ormai quello che è stato è stato. Imperatore non lo diventate più. Mettetevi il cuore in pace e state allegro. La nostra padroncina di casa. Il conte Las Casas, mio ciambellano. E suo figlio Emanuele. Ciambellano anche lui? No. Ancora no. È antipatico quel ragazzo. Color candela. Col permesso di vostra maestà, posso mettere in ordine la camera? E siccome tutta la mia reggia si riduce a questa stanza, così io devo andarmene in giardino. Va bene, Marshall. Il primo giorno di Longwood è finito. Saranno lunghi i giorni qui. ho 82 milioni di uomini che mi obbedivano. Ed è bastato un giorno solo per distruggere tutto. Ma la sconfitta non ha abbassato il vinto, né la vittoria ha innalzato il vincitore. Non c'è molto da scegliere. Non posso portare la divisa di primo console né il mantello di marengo. Quando ero sottotenente, mi facevo rivoltare i vestiti, finisco come ho cominciato, fa rivoltare la giubba. La storia dirà che Napoleone Bonaparte, prigioniero a Sant'Elena, vi ha subito la giusta pena delle sue colpe politiche. Turpa menzogna! La storia non dirà mai questo! Ma un Napoleone non si giustifica davanti a un uomo come voi. Oh, mi siete tanto odioso che rinunzierei forse alla mia libertà se foste voi ad offrirmela. Generale, mi fate ridere. Come? Vi faccio ridere. Verrà giorno in cui il vostro paese vi rinnegherà. Il mondo intero vi esecrerà. Ricorderete allora la maledizione dell'imperatore Napoleone. Falsa opinione che vi siete fatta del mio carattere e la rudezza delle vostre maniere mi ispirano pietà. E vi saluto. Devo salutarvi anch'io. Addio dunque, signor medico. Quando sarete in Europa, cercate di vedere la signora madre e ditele i miei patimenti. Andate a trovare la mia brava Maria Luisa e assicuratela del mio affetto. E se vedrete mio figlio, abbracciatelo per me. Quello che è venuto dalla terra, presto ritornerà alla terra. E così gli inglesi non avranno più paura del cappello a due punte.